La Tonnina è un bistrò che abbiamo aperto quest'anno il 3 di maggio e funziona così: facciamo dei piattini, delle insalate, dei panini con i prodotti che ci abbiamo noi, quindi in vendita ci abbiamo dei prodotti di una tonnara siciliana che si chiama San Giolaro, abbiamo l'esclusiva per l'Elba di questo, che sono praticamente prodotti confezionati appunto dalla tonnara siciliana e sono le varie parti del tonno, quindi dalla ventresca, che è la parte più nobile, più pregiata, la zona della pancia, il tarantello, abbiamo la buzzonaglia, che è invece la parte della carne che sta attaccata alla spina dorsale centrale, quindi molto saporita, molto indicata soprattutto per paste, insalate, panzanelle. E con tutti questi prodotti ci facciamo i nostri piattini, le nostre insalate, i nostri panini. Poi la nostra produzione è la tonnina, che è un prodotto tipico elbano, proprio tipicamente elbano, che da noi è stato un attimo rivisitato perché appunto facciamo questo filetto di tonno crudo che viene messo sotto sale, dopodiché pochi giorni, 2 o 3 giorni al massimo, perché sennò diventa troppo secco e quindi troppo salato. Viene sciacquato e messo sott'olio con degli odori. Quindi il risultato finale è una sorta di crudo, viene cotto, la cottura viene data soltanto dal sale. Oltre a questo abbiamo in vendita anche degli accessori, quindi occhiali, dei giubbotti, delle magliette, varie aggeggini che sono simpatici e comunque sono dei ricordi. Abbiamo deciso, siccome è il primo anno e stiamo vedendo come funziona, abbiamo deciso di tenere aperto intanto per tutto ottobre, arrivare a fare il ponte dei morti, dopodiché apriremo soltanto il fine settimana per tutto dicembre, comprese le feste di Natale. Per il resto non lo so, vedremo come funziona.